Oggi parleremo dello Spirito Santo. Andiamo a leggere la parola di Dio in 1 Corinzi al capitolo 6, versetto 19. Dichiara la parola di Dio: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? La parola appartenere sta a significare proprietà di qualcuno. Bene, la Bibbia è chiara. Noi siamo proprietà di Dio, noi apparteniamo allo Spirito Santo, non apparteniamo più a noi stessi. E questo è qualcosa di glorioso. Quando apparteniamo a qualcuno, sappiamo che insieme si potrà lavorare per un proposito. E il proposito dello Spirito Santo insieme a noi è lavorare per il Regno. La parola di Dio ci insegna che lo Spirito Santo è il Paracletos, cioè colui che assomiglia ed è come Gesù. Gesù diceva: io non vi lascerò soli. Benissimo, ci ha lasciato un consolatore, ci ha lasciato un amico, ci ha lasciato un avvocato, colui che intercede per noi. Lo Spirito Santo è il tutto. È importante avere una relazione con lo Spirito Santo, perché attraverso questa relazione con lo Spirito Santo tu potrai iniziare a manifestare il soprannaturale di Dio nella tua vita e nella vita degli altri. Quando tu sei abbattuto, lui ti consola. Quando il nemico vuole attaccarti, lui è il tuo avvocato, il tuo difensore. Quando sei da solo, hai il tuo migliore amico e non sarà mai solo.